Bentornato. Mi hai lasciato a Boston. Il tuo addestramento è già a buon punto, ma l'esperienza è la migliore maestra. Che ne è di mio padre? È sparito, temo. Dobbiamo trovarlo. E lo faremo dopo che avremo riparato la casa. Ma è là fuori a complottare chissà che cosa. E cosa intendi fare quando lo troverai? Se lo troverai. Sei un ragazzo, è poco che ti addestri. Lui è un uomo adulto con anni e anni di esperienza. Se vuoi avere qualche possibilità contro i Templari, ti servono queste. Forza, prima che cambi idea. Signore, vi prego, aiuto! Sta per morire! Sì. Non c'è tempo! Seguitemi! È laggiù! È passato ora sotto il ponte! Aiutatemi! Presto! Questo idiota sta cercando di dirvi che è in debito con voi, signore. Chi sarebbe l'idiota? Tu, perché lo sei? Che facevate con questi tronchi? È uno dei rischi del mestiere. Siamo accampati nei boschi qui vicino. Tagliamo legna. Vorremmo costruire un mulino nella zona. C'è un buon posto non lontano dalla casa sulla collina dove abito io. Mi stai già simpatico. Affare fatto. Mi mancheranno pace e quiete, ma di certo il legno ci sarà utile.
La casa richiede molto lavoro. Già, e non soltanto. Vediamoci alla capanna sulla spiaggia, quando hai un po' di tempo. C'è qualcos'altro che devi vedere. Che cos'è? Una risorsa. Bella mattina. Buongiorno. Dio, ma che succede qui? C'è nessuno! Mi prego! Grazie, grazie. Stai bene? Penso di sì. Non mi hanno fatto niente, a parte lo spavento. Gaglioffi! Che cosa volevano da te? I soldi, ma ne ho pochi, così hanno deciso di punirmi in questo modo. È buffo. I miei attrezzi e arnesi valgono un mucchio di soldi per le persone giuste. Comunque,
È meglio che mi rimetta in viaggio. Manca ancora parecchio alla prossima locanda. Ti ringrazio ancora dell'aiuto. Non hai una casa? No. Ero un orgoglioso cittadino di Boston fino a qualche tempo fa. Ma non simpatizzo molto con Sua Maestà e, insomma, i lealisti mi hanno cacciato dalla mia stessa falegnameria. Molti da queste parti avrebbero bisogno dei servizi di un mastro falegname, se cerchi un posto dove stabilirti. Ah, davvero? Un'idea allettante.